Siamo allo stand WIDES con Carlo Martinelli, direttore per l'Italia del marchio. Dottor Martinelli, voi siete l'unica azienda che praticamente in occasione di questo congresso FIA presentate un prodotto nuovo che è Unique. Di cosa si tratta e come funziona? Quali sono le potenzialità innovative che sono state introdotte? Devo dire che per noi è un momento speciale questo, perché Unique non è soltanto un nuovo apparecchio, una nuova piattaforma, ma è il frutto di 3 anni di studi dedicati a un unico obiettivo, che è l'obiettivo più semplice del mondo, quello di far sentire bene il parlato nel rumore, che è la cosa più difficile e più necessaria per chiunque porti un apparecchio acustico. Unique è completamente nuovo, l'estetica è la stessa degli apparecchi WIDES da sempre, quindi molto semplice, molto lineare, fra i più piccoli al mondo, ma il core è stato completamente ridisegnato. Basti pensare che il chip, quindi la parte elettronica, è il 50% più potente rispetto alla generazione precedente, al Dream, che raccoglie per la prima volta nel panorama audioprotesico ben 108 dB di range dinamico, quindi sia estendendo verso l'alto che verso il basso, per poter catturare la più ampia quantità di suoni senza nessuna distorsione, senza artefatto. E questo consente poi al cuore dell'apparecchio di elaborarla. Unique fa una serie di altre cose ed è non soltanto importante cosa fa, ma anche come lo fa. Riesce a unire insieme software, caratteristiche hardware, convertitori analogico-digitali per restituire il suono senza sforzo. Cerco di spiegarmi meglio. Unique è in grado di suddividere gli ambienti sonori e identificare in ogni ambiente se c'è parlato o se non c'è parlato. Sulla base di questo setta tutti i parametri dell'apparecchio per far sì che i rumori siano meno fastidiosi, abbassando i rumori di fondo o gestendoli, e il parlato sia sempre evidente. Una caratteristica particolare che ha proprio per far sentire il parlato è nel vento. Unique ha oggi il miglior sistema di gestione del rumore del vento di tutta l'industria, basato su un confronto costante in tempo reale fra i due dei 4 microfoni dell'apparecchio. Non entro in ulteriori dettagli, ma c'è possibilità di sentirlo. Unique fa anche un'altra cosa che a oggi nessun apparecchio è in grado di dare. Fa tutto questo in tempo reale, basandosi non solo su analisi statistiche, ma su un database di situazioni acustiche reali che sono state raccolte negli ultimi 3 anni, raccolte, analizzate, classificate e inserite nell'apparecchio. Quindi questo gli consente di essere estremamente veloce, estremamente fluido nel riconoscimento delle situazioni. E all'audioprotesista cosa richiede di diverso dai prodotti precedenti? Ci sono, il software cambia un pochino, ma in realtà diventa ancora più semplice. Unique riesce a dare una soddisfazione al primo fitting enorme, anzi le racconto uno studio che è stato fatto, perché un'altra piccola differenza rispetto al passato è che per la prima volta lanciamo un apparecchio acustico con degli studi clinici alle spalle. Non tutto è condivisibile perché deve essere ancora pubblicato, ma un preference study, quindi uno studio fatto sugli utilizzatori, sui portatori di apparecchi acustici, può essere. E per la prima volta su un campione di circa 30 utilizzatori di apparecchi acustici si è ottenuto il 100% di soddisfazione, ovvero il 35% di loro ha detto che l'apparecchio era meglio di quello che utilizzava, anche apparecchi nostri ma non solo, e l'altro 65% l'ha trovato nettamente migliore. 100% di soddisfazione, per capirci, è circa il 40% in più rispetto a quella che è la media mondiale dagli studi di Eurotrack. Chiudo con un'aggiunta. Unique può essere oggi gestito tramite un'app e un streamer, se vogliamo definirlo così, che si chiama Condex, che funziona con tutti gli apparecchi, i telefoni Bluetooth, tutte le apparecchiature Bluetooth, ed è estremamente carino, quindi non è più detto che un apparecchio acustico o uno streamer debba essere poco attraente. Molte grazie e buon lavoro. Grazie a lei.